i narcisisti utilizzano per mandarti fuori di testa, perché l'obiettivo del narcisista è quello di mandarti fuori di testa, di mandarti fuori di melone. L'obiettivo del narcisista è quello di farti, diciamo, impazzire, tra virgolette. E quindi il narcisista cosa fa? Non risponde mai alle domande personali, non ti racconta mai nulla della sua vita, si dimostra scontroso con te, si dimostra, diciamo, inaffidabile nei tuoi confronti. Tieni presente che se tu lo vedi chattare con qualcuno, non è che il narcisista non fa nulla per nulla, non è che chatta magari tanto per conosce una persona, dici conosce una persona nuova, quindi faccio un po' una chat, mi diverto in questo senso. No, il narcisista quando chatta con qualcuno lo fa perché vuole ottenere qualcosa da questa persona. Quindi tu devi essere certa. Ecco, il fatto di sperare di aver trovato un narcisista fedele è veramente, come dire, più facile trovare il famoso ago nel pagliaio. Quindi quello che tu devi fare è renderti conto dei comportamenti, devi osservare i comportamenti e non devi proiettare, perché il narcisista ha come obiettivo di confonderti per farti impazzire, ha l'obiettivo di criticarti, ha l'obiettivo di farti stare male, e perché fondamentalmente si considera un semidio. E a te ti considera un animale, diciamo così, un essere che vive nel fango, uno schiavo, una schiava, un tuo riflesso. E quindi non vuole. Poi un'altra caratteristica che ha il narcisista nelle relazioni è che non si prende mai impegni, cioè il narcisista non vuole mai prendersi impegni relazionali, impegni di qualunque genere. Non se li prende. Quindi, se tu hai a che fare con una persona di questo genere, devi stare molto attenta a prenderti tu gli impegni. Perché cosa succede? Che le persone che sono un po' bisognose, un po' codipendenti, tendono a innamorarsi, perché il narcisista sa farti innamorare, ha tutte le strategie per farti innamorare. E siccome lui non si prende impegni nei tuoi confronti, cioè non fa un minimo investimento su di te, molte persone che hanno, diciamo, un po' di bisogno, sono un po' codipendenti, sono un po' dipendenti, iniziano a fare loro per due. Anche perché il narcisista inizialmente ti butta il fumo negli occhi, no? Nella fase iniziale di love bombing tende a metterti sul piedistallo, ti butta fumo negli occhi, ma è letteralmente fumo negli occhi. E infatti bisognerebbe accorgersene da subito, bisognerebbe accorgersene da quando il narcisista inizia a farti love bombing, perché qua è casca l'asino, e io di asini ne ho visti cadere tanti su questo fronte. Il credere che il narcisista possa in qualche modo soddisfare le tue esigenze. Ti fa credere che tu hai trovato il principe azzurro, ringrazio Solly, ti fa credere che tu hai trovato il principe azzurro, la principessa, perché inizialmente sarai la persona migliore, agirà per farsi compiacere, ma sono soltanto parole, che anche queste parole, se tu ci crederai, perché il problema qual è? Che se tu credi al love bombing, crederai anche alla squalifica. Diciamoci la verità, questo è un dato di fatto. Se io credo che quando una persona mi dice che una persona mi dice sei fantastico, sei il migliore, amo solo te, sei bla bla bla, se io ci credo, me lo prendo già in quel posto da solo, perché poi non posso credere a quando mi dirà che non valgo niente, che sono uno stronzo, che sono qua, che sono là, e crederò anche a quello, perché la fregatura è che il narcisista acquisisce la tua fiducia. Quando ti dà dei rinforzi positivi, ma il narcisista vuole essenzialmente distruggere la tua vita. Il narcisista vuole essenzialmente rovinare la tua vita. Il narcisista vuole essenzialmente mandarti in tilt.
e quindi utilizza la prima fase di love bombing, dove ti dà delle sicurezze, dove ti dà delle certezze, fase nella quale ti dice che sei fantastica, fase nella quale ti dice che sei la persona migliore del mondo, fase nella quale ti dice che come te non ha trovato nessun altro, e tu allocca o allocco, perché mutatis mutandis vale anche per le altre donne, ci credi e ci caschi a pie pari. E perché non ti sembra vero che una persona ti possa valutare così bene? Ti sei sentita lusingata, lusingato. E quindi credendo a questa cosa, se credi al verso, credi anche all'inverso. E quando ti farà sentire una merda, ti dirà che non vali niente, ti dirà che sei una fallita, ti dirà che fai schifo, pure fisicamente, tu ci crederai. Tu crederai anche lì. E allora inizierai a vivere dentro di te un forte senso di colpa e sentendoti in colpa, cosa farai? Sentendoti in colpa cercherai, grazie a Natale, cercherai di fare che cosa? Cercherai di dare ancora di più perché vivi nell'illusione di poter creare quella condizione magica in cui ti farà vivere, che ti ha fatto vivere all'inizio, in cui tu hai creduto, ma era una condizione finta. In più, successivamente farà ghosting. Grazie, Marcus. In più, successivamente farà ghosting, cioè cercherà di sparire. Questa è un'altra situazione interessante. Ti fa ghosting, cerca di sparisce, diciamo, in modo tale che una volta che è sparito, tu ti sentirai sempre più, come dire, coinvolta, no? Perché ti vivi fortemente l'abbandono, perché poi il narcisista è bravissimo nel somministrare l'abbandono, è bravissimo nel somministrare il rifiuto e le persone che sono codipendenti tendono a, grazie a Cristi, tendono a vivere di rifiuto e di abbandono, e rifiuto e abbandono non ti porteranno da nessuna parte. La paura del rifiuto e la paura dell'abbandono diventeranno fonte di nutrimento, tu ti aggrapperai alla speranza di poterlo conquistare, quindi il narcisista approfitterà di te, approfitterà di queste situazioni, quindi è veramente importante invece imparare ad uscire fuori da questa situazione nefasta. E non bisogna mai farsi sottomettere da queste persone. Quindi, come bisogna fare per uscire fuori da queste situazioni? Perché ti posso garantire che uscire fuori da queste situazioni con i narcisisti è possibile, ma bisogna metterci delle energie, che poi andremo a vedere. Voglio approfondire questa tematica, ma nel frattempo iscriviti a tutti i miei canali YouTube. Tanto l'iscrizione è gratuita, ti suggerisco di iscriverti a tutti i canali YouTube, ovviamente di seguirmi anche sulla pagina Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e di seguirmi anche su TikTok, insomma iscriviti dove vuoi, che è tutto sempre completamente gratuito, quindi vatti a iscrivere.